fare lo scrittore. Casualmente mi sono ritrovato in una camerata della caserma, di una caserma a Santo Giovano, dove mi trovo, che anno è, chi so io, chi so, non saprei, al secolo, loro dicono secolo, e mi diverto a abbellire la pelle. E non lo volevo fare, è stato un errore del percorso. Era scritto che dovevo fare lo scrittore. Quando ho iniziato io era illegale, in Italia equivaleva allo sfregio permanente, mentre in Europa o accanto a noi, che su lì ce n'erano già. Sono sempre stati, insomma. Noi siamo stati un paese all'avanguardia, però sotto il profilo del tatuaggio Made in Italy. Made in Italy sarebbe tutto tatuaggio criminale e tutto il tatuaggio carcerario, diciamo, che poi è uguale. Allora conoscevamo pure già 12 anni così, ma attraverso chi ce l'aveva, cioè sai che cos'è. Noi eravamo tre compagni così, tre amici, che eravamo tutti bravi a disegnare. E siccome sotto casa nostra c'era il marasma, mentre quelli si tatuavano una mano i grandi così, a noi ci chiamavano per disegnare. E lì abbiamo fatto tutti e tre, non solo io, tipo una decina di tatuaggi su tutta la strada. Poi però ho dimenticato, però ormai non ci ho mai più pensato, fino a quel giorno in caserma che stavo a fare militare. E poi da lì è ricominciata la cosa. Il tatuaggio è una forma tribale, quindi dal Paleolitico fino al Medioevo, in tutte le forme, in tutte le civiltà, in tutte le situazioni c'è sempre stato. Capitan Cook ha scoperto l'Australia, Nuova Zelanda, tutta l'Oceania, il primo sbarco è stato a Tahiti e da lì hanno incontrato, perché questi erano tutti colorati addosso, un colore solo, nero. Sentendo il rumore degli strumenti che usavano per fare questo tipo di cosa, il rumore faceva. Senti, se lo separi. Che è Tatau. Tatau erano inglesi, tornati in Inghilterra, si è trasformato in tattoo. E tuttora il termine è differente, perché per tattoo si intende tatuaggio elettrico, mentre per tatau è tatuaggio manuale. Ci sono tantissimi posti nel mondo che ancora praticano il tatuaggio manuale. Si presume che il primo tatuaggio è stato involontario, mentre questo tipo affilava la punta del bastone, la bruciava per fare, prepararla, ci si è puncicato e il nero del carbone gli ha tinto la pelle. Si dice che è andato a cavallo con le prime pitture rupestri. Diventato il lavoro del secolo, dove diventi bello, ricco e famoso, e tutti vanno qua. È una mania, è proprio una mania a livello di infezione collettiva che non c'è proprio, no, non c'è modo di fermarla. Non lo so che è successo, è una cosa incredibile.
un posto solo in tutto il mondo, uno solo in tutto il mondo, dove questa cosa ha sforato, e in una città ci sono 1115 studi a Roma. Roma ha battuto tutti i record da sola, comprende tutta New York, Los Angeles, Miami, che non credo che arrivano a 1115 studi su strada, su una città sola che faccio forse 5 milioni di persone, non so Roma quanto fa. L'incremento numerico è stato pure attraverso tutti i pittori, aerografisti, disegnatori, ce ne sono molto, proprio Milo Manara sul fumetto, Magnus, oppure Frank Frasetta, Valleco, ce ne escono sempre uno su tot, non riusciranno, e quindi si sono buttati tutti sui tatuaggi. C'è una spiegazione sola, che sicuramente non c'entra niente con l'arte del tatuaggio, con quello che veramente è, ma col business. E quindi che succede? Che fino a 30 anni fa il fulcro era quello, la bottega, era un segreto, c'erano i stregoni e c'erano i segreti, ma dal Novecento, e adesso niente, adesso è tutto via da portare. Ti dicono che non è necessario saper disegnare o intendere di arte grafica, perché tanto fai lo stampo, quella è la dottrina, e quindi tutti si sono sentiti in diritto di dire, allora lo posso far pure io, e lo fanno tutti. Tra un po' sarà una cosa che lo trovi al supermercato, trovi un tatuatore monouso, fai da te, che te lo porti, quello dura un tatuaggio, poi scompare a prezzo di 15 euro. Viene gente qui e dice, scusi, quanto sta il chilo del tatuaggio? Bianco e nero a colori, signor? Non lo sta già un pezzetto? È così, è così. Voi siete tatuati? Non può, vorrei ma non può. Sì, sa, prova. È la mia moto. No, non te la faccio vedere, non te la faccio vedere. Cambiate qualche centimetro, non c'è problema. Vabbè, vado. Succede, mi sono venuto adesso? C'è mattina. Ci hanno tirato giù dal letto perché non si è intervista lampo. Ah sì, qua scoraggio se mannaggia. Non lo so, non lo so. È da marranella. Va, non siamo tra di noi, puoi parlare. Come che dici di raccontare la tua cazzo di storia? Racconti, ciao, è vero? Sì. Si inizia così, sono Nicolò e so cose. So cose. Sono di me e sugli altri. Ecco l'obiettivo, non ti temo, ti posso guardare e comunicare con te. Oppure faccio il favore di condannare, inconsapevole pensiero. Domanda. Sapone, caro sapone. Ma non possiamo fare una cosa tutta mimata? Ci dicono tutta dritta. Vado a prendere una sigaretta. O lo posso dire? Non sapete chi è il capitano Cook? Non sai chi è il capitano Cook? Allora me ne vado. Ma io devo andare a parlare. È finita? Ma sto parlando a voi.